Buongiorno dalla redazione del TG della Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la crisi delle cooperative di Trieste, Istria e Friuli. Gran ressa di risparmiatori stamattina davanti agli sportelli del prestito sociale nel capoluogo regionale. L'ufficio che doveva aprire alle 8 è invece rimasto con le saracinesche abbassate. Il timore tra i 17.000 che hanno affidato i loro soldi alla cooperativa è quello di perdere il proprio denaro o almeno di non poterlo riottenere in tempi brevi. Per il momento i movimenti finanziari sono stati bloccati dal commissario giudiziario dopo l'istanza di fallimento presentata dalla procura. Vediamo qual è la situazione, ma prima di tutto ascoltiamo la grande preoccupazione nelle voci dei piccoli risparmiatori raccolte questa mattina. I servizi sono di Francesca Vigori. Lei ha i suoi soldi qui dentro? I soldi di mia mamma del funerale, i soldi che mia mamma per morire mettersi sottoterra, chi ne li darà non so. Adesso cosa facciamo? Se la mori ne lo paga il sindaco il funerale? Ho messo i soldi per i nipotini, per quando crescono, per farglieli trovare, adesso mi trovo questa sorpresa. Che con quelli di mio figlio e i miei sono un poco più di 20.000 euro. Non fidandomi molto delle banche, qualcosa in banca, avevo detto beh, privilegiamo questo sistema. Naturalmente si cerca anche di mettere via qualcosa perché succedono ogni tanto delle brutte malattie che si ha bisogno di avere i soldi, si fa prima un po' di sacrifici per metterli via e poi cocodò come si trova. E questo è tutto quello della fiducia che si ha avuto. Tutti quelli che ho e quelli di mio figlio che in questo momento è disoccupato. Hanno tradito la cittadinanza, cioè non è possibile, come ho deciso? Certo, cioè era un'istituzione, tutti a Trieste avevano soldi in Coop, magari una parte. Ho avuto dai miei genitori qualche cosa e non li tenevo a casa, li ho messi qui. E lei aveva i suoi soldi qua dentro? Eh sì, purtroppo. Tutti quanti? Sì. A cosa li teneva, per emergenze, per cosa? No. Un risparmio per gli anziani. Guardi. Ciascuno faceva come faceva e ovviamente poco alla volta, insomma, un 100 euro alla volta, un 50 euro alla volta, una paga. Uno per esempio che lavora come lavoro io, Spizzico Magnifico, e si immagina sicuramente non metteva tutti i mesi, dunque sono anni da risparmi. Tutto il tuo denaro? Quello che sono riuscita a guadagnarmi da quando ho 18 anni fino ad adesso. E adesso cosa fai? Cosa devo fare? Andare avanti. Lavori? Lavoro è una parola grossa, diciamo che riesco in qualche modo a cavarmela. Sicuramente la mia famiglia ed io abbiamo messo la nostra fiducia nelle Coop e abbiamo veramente sbagliato. La speranza ora è una sola, che le cooperative operaie non falliscano. Tutto in mano al commissario giudiziario nominato dal Tribunale, l'avvocato Maurizio Consoli, che deve capire cosa è successo ma soprattutto come porvi rimedio in tempi brevissimi. Il principale salvagente può arrivare solo dal mondo della cooperazione nazionale, attraverso in particolare le Coop Nord-Est, più prossime territorialmente e pare più avanti nelle trattative. Tanto che, come riporta il quotidiano locale di Trieste Il Piccolo, il presidente delle cooperative che hanno sede Reggio Emilia sarebbe già intervenuto nelle scorse settimane presso un grosso fornitore perché mantenesse la posizione creditoria e non interrompesse le forniture. Erano partiti dei confronti, conferma il presidente di Lega Coop Friuli Venezia Giulia Enzo Gasparutti. Dai numeri emergevano delle diseconomie, come il costo del personale troppo elevato, a seguito del quale si era avviata una trattativa non facile con le parti sindacali. I consulenti coinvolti avevano già messo mano ad un progetto che coinvolgeva non solo la forza lavoro, ma anche la riorganizzazione di forniture, acquisti, gli altissimi costi di magazzino. Era necessario mettere mano a un progetto di ristrutturazione e il programma di soccorso da parte del mondo cooperativo nel suo insieme era già partito, spiega ancora Gasparutti. Le condizioni per fare un buon lavoro ci sono e a meno che non ci siano elementi che non conoscono, che non so interpretare, aggiunge, oggi il mondo delle cooperative e la Lega Coop si fa carico di questo, se può fare qualcosa è ancora pronta a farlo.